siano lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica del santo nome di Maria, che è una memoria che deriva da un evento storico molto importante, che è l'11 settembre del 1683. Noi qui abbiamo la nostra regina delle vittorie, la battaglia di Lepanto che fermò l'invasione dell'impero ottomano, c'è un altro tentativo di invasione dell'Europa, penso che lo ricordiate, appunto circa un secolo dopo, siamo nel 1571-1683, quando ormai erano arrivate le porte di Vienna. Presa Vienna sarebbe stato come presa Lepanto, la caduta dell'Europa. E di nuovo ci fu anche un grande frate cappuccino che animò l'esercito cristiano. E l'11 settembre del 1683, invocando il nome di Maria, vinsero e respinsero i musulmani. Quindi di nuovo sono preservato l'impero romano, l'impero cristiano dalla islamizzazione. E a ricordo di questo fu istituita questa festa. Voi sapete che non è un caso che gli islamici purtroppo nel 2001 scelsero l'11 settembre per vendicarsi di questa cosa, è evidente, per loro lo sanno bene, d'accordo? Fu una data scelta apposta, insomma, quindi pochi sanno questo, molti conoscono il 7 ottobre, ma pochi conoscono l'11 settembre. Ora, questa è una festa stupenda e ci fa comprendere l'importanza dell'invocare il nome di Maria a fianco al nome di Gesù. Il nome di Maria significa molte cose. Io, se farò in tempo, vi leggerò qualcosa di stupendo di San Bernardo, ma il nome, sapete che la Sacra Scrittura dice che basta invocare il nome di Gesù per mettere in fuga i demoni. Basta invocare il nome di Maria, proprio invocarlo mentalmente o proprio labializzarlo, per mettere in fuga ogni diavolo. Lo capite perché è così importante la preghiera dell'Ave Maria? Perché noi nell'Ave Maria nominiamo il nome di Maria due volte, Ave Maria piena di grazia e Santa Maria Madre di Dio. E nominiamo, in mezzo a queste due edizioni del nome di Maria, quello di Gesù, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Quindi un'Ave Maria detta con cuore è sufficiente per rimandare all'inferno tutti i diavoli del mondo. Io vorrei con voi innanzitutto rileggere, prima di passare a San Bernardo, le splendide parole della prima lettura, che proprio sono parole che la liturgia mette in bocca alla parola, e vi assicuro, per quel poco che la conosco, che ogni singola riga è vera alla lettera e pure di più. È il libro del Siracide e comincia proprio dicendo: io, è la Madonna che parla, come vite produco germogli di grazia, voi immaginate, e i miei frutti, e i miei fiori, scusate, danno frutti di gloria e di rettitudine. Vuol dire che chi voi avete visto come è fatta la vite, no? I germogli, l'immagine del Vangelo, Gesù dice: io sono la vite e voi tracci, no? Dovete rimanere uniti a me. Chi diventa devoto della Madonna, ci si unisce a Maria, viene a beneficiare immediatamente di questo. Germogli di grazia, comincia a vivere in grazia, lontano dal peccato, e i miei fiori danno frutti di gloria, vedremo molto in alto il paradiso, di rettitudine, cominceremo a vivere in maniera retta, conforme alla volontà di Dio. Poi, io sono la madre, capite bene, del bell'amore, del timore, della conoscenza e della santa speranza. La madre del bell'amore, l'amore che la Madonna ha verso di noi, nessuno di noi se lo può immaginare, perché vicino a quello c'è solo l'amore di Dio. Una volta in un'apparizione la Madonna disse: se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. E a una domanda dice: mamma, che tu sei così bella, perché visto la Madonna, dice che è di una bellezza assolutamente inimmaginabile, che rapisce il cuore. E dice: e lei risponde: sono bella perché amo. Se amate, diventerete tutti belli con me. La madre del bell'amore e del timore. Il timore non è assolutamente la paura, il timore santo, la Chiesa ha sempre insegnato, che è quel senso che noi abbiamo davanti a Dio, che ci dispiace, abbiamo paura di timore, anche di dispiacere nel poco. L'anima che diventa devota di Maria assume questa sensibilità interiore, cioè c'è veramente timore di non piacere al Signore, oppure timore di fare qualcosa di sbagliato o che dispiaccia un pochino il cuore della Madonna. Lo posso assicurare.
della conoscenza e della santa speranza. La conoscenza, la Madonna, ricordate, è l'unica creatura che conosce bene Dio, così come Dio è l'unico che conosce bene la Madonna, non la conosce bene nessuno. Se uno vuole crescere nella conoscenza di Dio, fa molto bene ad affidarsi a ricorrere alla intercessione e alla mediazione di Maria e della santa speranza. Le anime mariane sono sempre piene di speranza, da tutti i punti di vista. Quindi sono anime solari, ottimiste, che sanno puntare l'occhio verso il paradiso. Vedete che la speranza ci collega all'altro mondo e ci fa affrontare tutte le prove della vita sereni, perché sappiamo che la meta, dopo questa valle di lacrime, con la Madonna stessa ci asciuga tante lacrime, è il paradiso. Ancora, in me è la grazia per ogni via e verità, in me ogni speranza di vita e di virtù. Per ogni via, cioè, che cosa vuoi fare nella vita? Vuoi fare il prete, il frate, il monaco, vuoi sposarti, non vuoi sposarti, il dimissionario, quale via lì vuoi percorrere? Ti servono delle grazie, in me le trovi tutte. E ogni verità, sarai fedele, imparerai, e ogni speranza di vita e di virtù, tutte le nuove. Poi, l'esortazione che rivolgo, questa rivolta, sentiamo rivolta a noi: avvicinatevi tutti a me, voi che mi desiderate, saziatevi dei miei frutti. Il primo frutto di Maria, diciamo alla Maria, chi è? È detto il frutto del tuo seno, Gesù. Chi trova Maria trova sempre Gesù. È il Vangelo che abbiamo ascoltato, non c'è direi a trovare un figlio della luce del tuo Gesù. Insieme a Gesù trova molte altre cose belle e buone che la Madonna mette a disposizione dei suoi devoti. Poi, il mio insegnamento è più dolce del miele. Io ho studiato tante apparizioni mariane, tanti messaggi vedere autentici, il modo in cui la Madonna si esprime e parla è sempre di una dolcezza, di una delicatezza assolutamente inimitabile. Ma come fa uno a ascoltare la Madonna? Perché è talmente buona, è talmente dolce nel dire le cose, che è impossibile non ascoltarla. E il possedere è il più dolce, è il più dolce del favore di miele. La Madonna di quello che è di spirito si comunica in maniera mistica, misteriosa, ma reale ai suoi devoti. E possedere la Madonna in questo senso molto spirituale è una delle esperienze più belle che possa capitare nella vita. Il mio ricordo durerà di generazione in generazione, questo la Madonna l'ha detto nel Magnificat, no? D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beate. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, quanti da me si dissetano avranno ancora sete. Che significa? Significa che questa creatura, pur essendo una creatura umana, quindi una creatura di per sé stessa limitata, non è infinita come Dio, però è talmente piena di divinità, è piena di grazia, è piena di ogni bellezza e virtù, che tu più la conosci, più desideri di conoscerla ancora, più la gusti, la virgolette, più desideri di gustarla ancora, perché è una sorgente inesauribile, capite? Perché anche se è un essere umano limitato, però talmente grande, talmente pieno di ogni grazia, ho detto, abbiamo parlato anche a Fatima recentemente, i maestri spiriti dicono, se sei capace di contare le gocce del mare o i granelli di sabbia, contali, e sappi che se li conti tutti non sei arrivato a quante grazie possiede la Madonna. Capite? Non è infinita come Dio, perché noi ancora immaginiamo di Dio cosa possa essere, ma ce n'è già abbastanza, insomma, per davvero riempire di ogni bene i suoi devoti. Poi ancora, chi mi ascolta non sarà deluso. Ascoltatelo, come dice la Madonna, non ha parlato tanto negli ultimi due secoli. Bisogna conoscere bene le apparizioni, almeno quelle approvate dalla Chiesa. Noi molti, anche di qui siamo stati a Fatima, lì la Madonna ha parlato, era lei. Ascoltare, mettere in pratica quello che ha detto, significa fare qualcosa di importante e non essere delusi. E chi compie le mie opere non peccherà. Quindi se si fanno le opere di Maria, sapete che uno dei segreti della santità, della Madonna, dice, può essere trovato dalla Madonna, deve sempre chiedere cosa farebbe la Madonna in questa situazione. Se chi compie le mie opere sicuramente non farà peccati. E chi mi rende onore, questo è bene lo ricordiamo, avrà la vita eterna. Dio è talmente contento di chi onora il suo capolavoro, perché la Madonna è carissima a Dio, perché è la sua creatura assolutamente perfetta. Lui stesso si è compiuto. Quindi chi la bestemmia, chi la disprezza, chi la immagina,
offende molto Dio. E qualcuno dice, guardate, Dio preferisce che si offenda a lui piuttosto che si offenda a lei. Per quanto l'ama, e viceversa, chi le rende culto e onore, riceverà da Dio grandissime ricompense. Sant'Alfonso racconta un sacco di storie nei suoi libri in cui parla delle grazie grandissime che a volte Dio ha concesso anche ai grandi peccatori solo perché sono rivolti alla Madonna, che danno una grazia recitando con il cuore mettendo angeli. Questo è la sua grandezza. Io vorrei chiudere appunto con alcune parole di San Bernardo queste riflessioni. Sentite che bello, San Bernardo è stato uno dei più grandi cantori della Madonna. Questo si trova nell'ufficio delle letture che la Chiesa questa mattina ha fatto recitare ai sacerdoti, no? Dice così: o tu che nelle fluttuazioni di questo mondo ti accorgi di essere sbattuto dalle burrasche e dalle tempeste, piuttosto che di camminare sulla terraferma, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella del mare vuole significare il nome della Madonna, se non vuoi essere sommerso dalle tempeste, se si levano i venti delle tentazioni, se ti imbatti negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se sei sballottato dalle onde della superbia, dell'ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira o l'amore al denaro o i piaceri lusciti della carne scuotono la navicella del tuo cuore, guarda a Maria. Se sconvolto dall'enormità dei tuoi peccati, turbato dalla sfocizia della tua coscienza, atterrito dalla paura del giudizio, cominci a precipitare nel baratro della tristezza, nell'abisso della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle angosce, nei dubbi, pensa a Maria, invoca Maria. Ella non si allontani mai dalla tua bocca, non si allontani mai dal tuo cuore. E per ottenere il soccorso della sua preghiera, segui l'esempio della sua vita. Seguendo lei non devierai, pregando lei non ti scoraggerai, pensando a lei non sbaglierai. Se lei ti tiene per mano non cadi, se lei ti protegge non temi, se lei ti fa da guida non ti affatichi, se lei ti è favorevole arrivi al porto. Così in te stesso sperimenterai quanto è giusta questa parola. E il nome della Vergine era Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.